Ciao a tutti! Oggi video in collaborazione con la mia super mega fantastica amica Veronica del canale La Bambina Mai Cresciuto. Abbiamo deciso di fare la classifica dei nostri 10 fiori preferiti. Come potete immaginare, per me è stato un delirio perché mi piacciono tutti e quindi decidere una scaletta da 1 a 10 è stato tremendo. Però mi sono messa lì e ci sono riuscita. Adesso magari è così, poi passerà una settimana e il mio fiore preferito potrebbe cambiare, ma vabbè, al momento è così. Se non siete ancora iscritti al canale di Veronica, La Bambina Mai Cresciuta, andate subito. E niente, partiamo. Io mi sono fatta la lista, così almeno vado sul sicuro. Ho la mia super agenda. Allora, io al decimo posto ci ho messo le orchidee. Fiore bellissimo, elegante, raffinato, un fiore che io non riesco mai a portare avanti, ma vabbè. Però per me l'orchidea è bella, quindi la metto al decimo posto. Al nono posto ci metto il gelsomino, dal profumo persistente, un fiorellino piccolo, bianco, delicato, bellissimo, a me piace molto, da impazzire, quindi al nono posto ci metto il gelsomino. Mi ricordo quando si cammina nei viali, vabbè, quello è il falso gelsomino, ma anche il classico gelsomino c'ha questo profumo quando cammini questi viali che è impossibile non sentirlo e riconoscerlo. All'ottavo posto io metto l'azalea. Fa questi fiori, possono essere bianchi, rosa o fucsia, perché sono bellissimi. A volte sono anche screziati dei vari colori mischiati. E per me è un fiore anche molto importante perché mi ricorda la mia infanzia. Io quando andavo a casa di mia nonna ce n'era dappertutto di queste azalee. E quindi per me è un bellissimo fiore, anche se l'ho messo negli ultimi posti. E ci sono degli altri che, vabbè, mi piacciono un po' di più. Al settimo posto ci metto il fiore di loto. È un fiore molto, per me, delicato, che nasce dal fango, che non... è semplice. In mezzo a questi laghetti, questi bellissimi fiori, mi fanno impazzire, sono bellissimi, hanno anche loro un profumo che si sente in lontananza e mi sanno di delicato, non lo so, mi piacciono tantissimo. Saliamo al sesto posto e parliamo del papavero. A me il papavero, come sapete tutti, mi piace la primavera e l'estate, quindi questo fiore mi ricorda proprio l'estate. E quando ero bambina, nel cortile di casa di amichetta c'era questo praticello lì fuori con tutti questi papaveri e noi ci sedevamo lì a giocare in mezzo a questi papaveri, quindi è un fiore che per me, in parte anche lì mi ricorda l'infanzia, ma è bellissimo, proprio molto rustico come sono io poi d'altronde, e mi piace. Tornando sempre al discorso dell'estate, al quinto posto ci metto la ginestra. Quindi quando è il periodo più o meno che sta per iniziare l'estate, io vedo le ginestre, proprio quelle, quel fiore lì mi dà proprio il senso di partenza dell'estate. Quindi mi ricorda quando con mio papà andavamo in campagna, qui nei dintorni, e passavamo nei sentieri e si vedevano spuntare le prime ginestre, e proprio mi dava felicità il pensiero che partiva l'estate, quindi per me come se fosse una festa. Al quinto posto io ci ho messo il giacinto. Il giacinto per me è anche questo è un fiore che mi ricorda la mia infanzia. Mi ricordo che sui bordi delle fasce dove mio papà aveva l'orto nascevano questi giacinti spontanei che giustamente tutti gli anni fiorivano e davano questo profumo bellissimo, proprio profumatissimo. Ed erano o bianchi o lilla azzurrini, ma proprio sul bordo, come se dividesse i campi, c'era questa striscia di giacinti che io poi vabbè raccoglievo, facevo dei mazzolini, li portavo a casa a mia mamma e li mettevamo a bagno. Quindi per me il giacinto è un fiore dai bei ricordi anche lui. Allora, gli ultimi tre, che al terzo posto io ci ho messo l'ortensia. L'ortensia con tutti i suoi colori, tutte le sfumature, è un fiore per me affascinante. Sto dicendo tutti i fiori, tutte le stesse cose, ma non riesco a trovare qualcosa di diverso per ogni fiore. Per me sono tutti belli, tutti profumati e mi piacciono tutti, quindi è un po' un problema trovare caratteristiche diverse.
niente, anche l'ortensia, mio papà aveva questi cespugli mega galattici nella parte dove c'era il tavolone, dove poi si mangiava d'estate all'aperto tutti insieme, e mi ricordo che avevano dei colori, delle sfumature spettacolari, cose che adesso in giro non l'ho mai più viste. Siamo arrivati al secondo posto, anche qui un fiore dell'estate, ed è il girasole. Per me il girasole è un gigante affascinante, col suo testone che si muove in base al sole, e per me è proprio affascinante anche lui. Poi sapendo anche che si riesce a fare l'olio con lui, quindi c'è doppio, non doppio utilizzo, doppio, come si può dire, doppia funzione, mettiamola così, non riesco a trovare un termine più carino. Quindi è bello da vedere, ma possiamo anche utilizzarlo diversamente. Ci sono queste distese immense, tutte gialle, il pensiero che si muovono tutti in base al sole, è un fiore bellissimo, spettacolare, anche lui mi piace tantissimo. Adesso siamo arrivati al primo posto. Che fiore avrò potuto scegliere? Penso che sia il fiore che piace anche un po' a tutti quanti, che simboleggia l'amore, simboleggia amore che può essere tra un uomo e una donna, due donne, due uomini, tra amiche e amici, ed è la rosa. E regalare e ricevere una rosa per me è un bellissimo gesto, è come se, senza dire niente, ricevendola o regalandola, è come se uno esprimesse il proprio sentimento, perché almeno per me la rosa è un sentimento d'amore, può essere anche tra un mamma e figlio, papà e figlio, figlia, può essere poi di vari colori, ogni colore delle rose ha un significato che magari potrei farci anche un video, però al primo posto io metto la rosa, proprio la regina del giardino. Adesso corriamo tutti quanti sul canale di Veronica a vedere la sua classifica. Sono proprio curiosa di vedere se abbiamo qualche fiore simile o uguale nella nostra classifica. La ringrazio ancora tanto e che dire, ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao!